Vieni, Tony. Sì. E aspetta che prendo la valigia. Ecco. Frank, sei sicuro che vorranno ospitarmi? Ma certo, che pensi? È gente che conosco. Vieni, stai tranquillo, non c'è problema. Andiamo, su, Tony. Non c'è problema. Ma... Sì, vengo. Chi sarà? Non so, vado a vedere. Sarà Carolina, vedrai. Sarà lei che si è dimenticata qualcosa, sicuramente. Ma no, mamma, Carolina, quest'ora vedrai. È già partita. Ma allora chi può essere? Ehi, ciao, ciao. Oh, come stai? Come stai? Bene. Che sorpresa! Amalia. Come stai, come... brigante? Era tanto tempo che non passavi di qua. Ho avuto molto da fare. Sì, entra, entra, Tony, vieni, entra. Questo è Tony. Se sapevo che non eri solo, non ti avrei preso in giro. Non ti preoccupare, questa è Donna Amalia, la regina delle brontolone. Molto piacere. Devi smetterla. Ma in fondo non è cattiva, sai. Su, smettila, Frank. Ciao, Bruno. E lui è Tony, Tony, mio fratello Tony. E lui è Bruno. Oh, santo cielo, però ogni volta che vieni c'è una novità. Come? Adesso salta fuori anche un fratello. Mi dispiace, deve scusarmi, ma dopo tutto quello che è successo con suo padre, con vostro padre, io non sapevo nulla, non sapevo neanche che avesse il padre. Si figuri un fratello, però questo almeno potevi dirlo. Sì, insomma, hai ragione, Frank, Amalia, ho sbagliato. Comunque ormai papà è morto e ho fatto venire Tony con me nella capitale. Certo, hai fatto bene. Però adesso c'è il problema di sistemarlo. Sì. Voglio che gli vada bene come a me quando arrivai a Buenos Aires. Sì, sì. E per questo l'ho portato a casa tua. Ah, bravo, hai fatto bene. Vieni, vieni, figlio mio, prego, accomodati pure. Hai fatto un buon viaggio. Sì, sì. Vieni, sediti qui. Mettiti comodo. Grazie. Fai come se fosse a casa tua. Grazie. Forza, siediti. Grazie. Però certo che sei un bel delinquente, eh? Non è vero, Tony? E poi quello che dice. Sei stato così bene qui, come mai non sei fatto più vedere per tutto questo tempo? È vero. Racconta solo bugie. Ma sono stato benissimo. Ma smettila, ma certo, dai. È la verità. Appena è riuscito a fare un po' di soldi, ha subito cominciato a frequentare i ricconi. Ma lo senti, dai, comare, dimmi qualcosa. Ma no, mamma, il fatto è che Frank voleva la sua libertà. Libertà, libertà. Con questa storia della libertà vive in mezzo a feste, balli, un disastro. Che razza di libertà, eh? Non sei Sì. Simpatico. Ma è quello che stavo dicendo. Sì, certo. Che cosa stavi dicendo? Beh, è che sono venuto qui da voi perché volevo che Tony si sistemasse qui in casa. Però vostra. Certo. Senta, signora Amalia, sempre che non disturbo, sennò vado via. No, oh, vado via. Ma no, per favore. La mia camera c'è sempre. Ma è matto, avrei dovuto tenere una stanza libera. Quando te ne sei andato, ho messo una tavola nella camera e la uso per impastare i dolci. Signora, e le torte. Allora disturbo. Ma no, no, puoi rimanere tranquillamente, non ti preoccupare. Stanotte può dormire nel letto di Carolina e poi vedremo come sistemare la cosa. E Carolina dove sta? Non lo sai. Cosa? Ah, tu non sai che guaio ci è capitato. È andata al congresso, quello... Com'è che si chiama, dimmi? Mamma. Ah, ecco il simposio. Guarda, non sono mai stata tanto preoccupata perché lei da sola, così lontana, ma ti sembra una cosa da fare alla sua età, insomma. Ma non esagerare, si tratta di Carolina, su, andiamo. Ma lo sai com'è fatta la mamma? Appena ha saputo che andava a Mar del Plata, non ci si poteva parlare, è scoppiata la tragedia. Ma dai, smettila, che simpatici. Bruno, stai studiando? Non riesci a dormire? No, non ho sonno. È strano. Anche a me succede lo stesso. Soprattutto quando mi capita di cambiare letto o cose del genere. Non riesco ad addormentarmi. Sì, certo. No, ma per me non si tratta di questo. È la mia testa che non vuole funzionare. E non mi fa dormire. È come se vedessi un film dentro il cervello che passa, passa, passa. Capisco. Deve dipendere soprattutto dalla morte di tuo padre, no? Mm-hmm. Ho perso mio padre, la mia famiglia, la mia casa, la mia felicità. Ho perso tutto, tutto. Tony, hai lasciato anche tua moglie in paese, vero? Non c'è mai stata mia moglie. È stata una storia davvero tremenda. Una grande delusione. Ma meglio non parlarne. Adesso sto qui. A Buenos Aires. In questa città che non conosco. Senza sapere cosa fare. Per cosa lavorare, per cosa lottare. Tony, non posso sapere qual è il tuo problema in questo momento.
Però se mi permetti, parla con mia madre. Sai, donna Amalia è una donna che ha sempre una risposta, un consiglio per qualunque cosa. Lei spesso racconta che quando papà morì e lei rimase vedova con noi figli, sai, eravamo ancora molto piccoli, che anche lei era avvilita e si sentiva molto male. Ma a quel punto si fermò e disse no, che niente doveva cambiare per rispetto suo e della sua famiglia, costasse quel che costasse, che col marito o senza marito doveva comunque andare avanti. E c'è riuscita. Certo che è stata davvero una gran donna tua madre. Io credo che la vita vada veramente affrontata con questo stato d'animo. E tutte le volte che mi capita di sentirmi un po' di tristezza o giù di morale, ripenso a quello che mi ha detto mia madre. Trovo la forza, molta forza, per andare avanti. A qualunque prezzo. A qualunque prezzo. Dove andrà mamma a quest'ora? Lei odia guidare. Signora, le ho preparato l'auto. Vuole che l'accompagni? No, farò solo un giro. Non come preoccuparti. Vuole. Non sopporto più questa situazione. Non voglio più essere umiliata. Te la farò pagare. Ti ringrazio. È stata una serata meravigliosa. Bene, almeno una cosa è andata per il verso giusto oggi. Smettila, tesoro. Con te le serate sono sempre splendide. Oh, sei sempre molto cara. Le chiavi dovresti averle tu. Devi tornare a casa tua? No. Sono partito per lavoro e tornerò domani. Ha bisogno di qualcosa, signorina Laura? No, no, cos'è? Fa? Va pure a dormire, è molto tardi. Ah, ma lei è così nervosa, così agitata. Non ti preoccupare, è normale vivere così, in questa famiglia. Le preparo un po' di latte caldo? No, 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 grazie. Ma l'aiuterebbe a dormire? No, cos'è? Fa? Non ho sonno, non voglio andare a dormire. Cos'è? Fa? Eh sì? Ti sei informata poi? Eh sì, sì, mi hanno detto che la signora è uscita con l'auto, ma che sarebbe tornata presto. Ma se lei vuole mi informo meglio. No, 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 no. Così mi basta, grazie. Che fai ancora in piedi? Ti ho aspettata. E perché mi hai aspettata? Per favore, mamma. Non l'avevi mai fatto. Non eri mai uscita così tardi la sera. E con la macchina, per di più. Tu che odi guidare. È che mi sentivo molto agitata. Dovevo uscire. Per essere uscita a quest'ora ci sarà stato un motivo.
Che c'è, mamma? Cosa è successo? Niente. Ero solo molto agitata. Avevo voglia di piangere. E così ho preso l'auto e me ne sono andata in giro. Però qualcosa è successo? Hai ricevuto una telefonata oppure che cos'altro? No, niente. Ha chiamato solo Susie. Sì, ho ricevuto una sua telefonata. Ma chi è poi questa Susie? Ma come? Non la conosci? Susie è solo una lontana parente di tuo padre che è molto simpatica. Le piace giocare. E da quando ci siamo sposati che telefona. Certo, non mi faceva piacere. Pensavo che fosse un'altra donna, ma invece no. No. Era solo Susie. Che strano. Io non sapevo niente di lei. Perché ha passato molto tempo viaggiando. Viveva negli Stati Uniti. E ora è tornata. Presto la conoscerai. Buonanotte, tesoro. Io vado a dormire. Ma come mai la porta era aperta e il portiere mi ha detto che mamma è appena tornata? Sì, se n'era andata a spasso. Siete uscite insieme? Sì, siamo uscite insieme, tutte e due in vestaglia, chiche. No, non mi dire che mamma è uscita da sola. Attenzione, la signora è finita, da un momento all'altro se ne andrà anche a ballare in discoteca. Che bello sarebbe, eh? Dimmi una cosa, chiche, chi è Susie? Susie? Mm-hmm. È successo qualcosa? No, non è successo niente. Però rispondimi, chi è Susie? Non lo so. Non lo so e non mi interessa neanche saperlo. Questi sono affari di papà e io non mi impiccio degli affari suoi. Ti prego di scusarmi, io ora vado a dormire, sono un po' stanco. A domani. Dai, mangia, Bruno, prendi un altro mamma, pezzo. No, ho mangiato abbastanza. Tu, Tony, prendine ancora. Oh, no. No, grazie. Ho già fatto colazione alle 5 di stamattina. Allora, hai dormito? 5:30. Sì, ho dormito, ma a me basta poco, sai. A qualunque ora vado a dormire mi alzo sempre molto presto, come beh, in campagna. Per me è diverso. Se vado a dormire tardi, per tutto il giorno mi sento distrutto, davvero. Ma che è, Nando che lavora a quest'ora? Mm. Oh. E quando si mette a cantare? Ci manca anche che si esibisca davanti al pubblico. Oh, Dio mio. Perlomeno è uno che lavora, se no sarebbe un disastro, veramente. Potresti spiegarmi una cosa? Ascoltami bene, però. Che ti è venuto in mente di assumere quel tizio in officina? Mamma, Raul lavora come gli altri. Non farti delle idee sbagliate. Non mi sembra il caso. Per favore, stai tranquilla. Ah, le mie sono idee sbagliate. Stai tranquilla. Mio figlio è impazzito. Sai una cosa? Ha assunto un altro, quello lì, per non far niente. Senti, preferisco non intromettermi in questa storia. È molto meglio. Allora, Tony, tu saresti il fratello di Frank. Dardo, per favore, che nessuno sappia che Tony è il fratello di Frank. Hm? Sono soltanto amici e basta. Beh, come vuoi. Allora a Nando non racconteremo niente. No. Nando è uno dei nostri, è quello che fa tutto quel chiasso là fuori. È un bravo ragazzo, ma forse un po' chiacchierone. Beh, io me ne vado. Ciao a tutti. Ciao, mamma. Ciao, Bruno. Ciao. Stasera, ciao. E non fare tardi. Tony, ti va di venire in officina con me? Sì, perché no? È una buona idea. Donna Maria, se ha bisogno di aiuto, io sono qui, non faccia complimenti. No, sul serio. Mio caro. In questa casa i lavori domestici non sono adatti agli uomini. Su, vai con Dardo, vai pure. Sentito. Vai a fargli compagnia. Sta a sentire gli insegnamenti di Donna Amalia. Sì, prendi in giro. Però tanto quello che dico io non serve a niente. Fanno come vogliono. Parlo, ma parlo a vuoto. Ma quanto parla. Su, adesso andiamo, dai. Sì, andiamo. Ah, Laura, tutto bene? Sì, tutto bene. Vogliamo mangiare? Sì, mi lavo le mani e vengo. Papà è arrivato? No, ancora no. Oh, credevo arrivasse stanotte, mamma. Che c'è? Perché hai bisogno di papà? Perché sono stata all'agenzia di viaggio. È tutto pronto, ma mi servono i soldi per il biglietto. Pensi che sia il caso di chiamare? Sì, telefono a Santa Edelmira. Ma no. Lascia stare, vedrai che verrà. Eh no, voglio mettergli premura. Mamma, io ho fatto la mia parte e adesso papà dovrà fare la sua.
Io me ne voglio andare via, a qualunque costo. Ma che succede? Laura, perché tanta fretta per il ritorno di papà? Come? Perché tanta fretta? Tu sai perfettamente che sono qui solo perché sono stata obbligata. Però adesso me ne voglio andare. Pronto? Centralino? Interurbana? Signorina, per favore, una comunicazione per Santa Edelmira. Santa Edelmira? Sì, e quando si mette in linea, la tenuta di Santa Regina, per favore. Tenuta di Santa Regina? Mm-hmm. Mi dà il suo numero di telefono, per favore? È 125020. C'è da aspettare 30 o 40 minuti, più o meno. La richiamo io. Ah, molto bene. Molto bene, grazie. Iniziate pure a mangiare, altrimenti si raffredda. Io mi lavo le mani e vengo. Deve essere molto preoccupata per questo viaggio. Perché dici questo? Perché ha perso l'appetito. Non era necessario telefonare. Ah, sì? Voglio sapere quando torna papà. Mi servono i soldi per il biglietto. Ciao, zio Milù. Ciao, zia Milù. Dov'eri? Ero in camera mia a riposare. Vedi, qui in città c'è così poco da fare che... Come c'è così poco da fare? Sai cosa possiamo fare? Vado a prendere la macchina e ti porto a conoscere Buenos Aires. Non vuoi conoscerlo un poco? Ma conoscere che cosa? Qui in città ci sono edifici e solo edifici. Pronto, centralino? Sei molto severa con Buenos Aires, zia Milù. No, facciamo una cosa. Prendiamo l'auto, andiamo a fare un giro e vediamo un po' di cose, eh? In auto? No, in auto no. Che vuoi dire? Vorresti andare in carrozza, a cavallo? Non c'è niente del genere. Ma no, Kiki, non sono così stupida. Se tu mi invitassi a fare un bel giro in moto... Come? Ma zia Milù, stai scherzando? Come fai ad andare in moto? Perché? Non sono mai andata in moto. Deve essere così eccitante. Pronto? Pronto, per favore, rispondete. Pronto? Attenda, per favore. Sono in linea con la tenuta di Santa Regina. Per il momento non rispondono. Credo che papà non sia alla tenuta. Sono tornati tutti qua. L'unica rimasta lì è la cuoca e non risponde al telefono. Pronto? Scusi, signorina Laura. Volevo dirle che la cucina è un po' distante e la cuoca è un po' sorda. Pronto? È la tenuta di Santa Regina. Per favore, vorrei parlare col dottor Teodoro. Pronto? No, il dottor Teodoro non c'è. È andato a Buenos Aires. Aspetti che le passo il ragazzo. Dammi. Tu. Pronto? Chi parla? Pronto? Sono Laura. Chi è al telefono? Pronto, signora Laura. Parla Juan José. Juan, per favore, vorrei sapere dov'è mio padre. Ma il dottor Teodoro sta a Buenos Aires. A Buenos Aires? Come? Sì, è andato via ieri sera dalla tenuta. Ma come? Non è ancora arrivato? No, non è arrivato. Ebbene, Juan, grazie di tutto, eh? Arrivederci. Pronto? Pronto? Che è successo? Non so, ha attaccato. Non mi ha dato il tempo per dirle che il dottor Teodoro è ferito. O forse... gli avranno teso un'imboscata in viaggio. È strano, però. Sarà partito ieri notte. Non lo so, è quello che ha detto Juan. Avrà avuto qualche imprevisto, non credi? Non preoccuparti, sono sicura che non è successo niente. Ah, è sua abitudine fare così. Fare cosa, mamma? Bene, passare la notte in un alberghetto lì, lungo la strada. Sì, ma anche se avesse passato la notte lì, a quest'ora dovrebbe essere arrivato. A volte rimane anche la mattina, è un albergo così confortevole. No, non credo. Kike, prova a chiamare la polizia stradale. Ti diranno se c'è stato qualche incidente, no? No, Laura, occupati tu di queste cose. Non mi piace mettermi in storie di questo sì, tipo. Sì, va bene. Sei molto gentile, me ne occupo io. Non preoccupatevi, a Teodoro non succede mai una cosa se non vuole che gli succeda.